Ho unito Serie A e Premier League in un unico super campionato. Come andrà a finire? Chi vincerà? Beh, scopriamolo in questo video. Allora ragazzi, eccoci qua nel video di oggi. Come avrete ben capito già dall'intro, dal titolo, dalla copertina e da tutto quanto, quest'oggi andremo a creare un super campionato mai visto prima, l'unione tra la Serie A e la Premier League. Vi spiego un po' di cosa si tratta e vi faccio vedere come si fa se volete farlo anche voi. Semplicemente si tratterà di un campionato a 20 squadre, quindi come la Serie A e come la Premier League, ma nel campionato saranno presenti le 10 migliori squadre di Serie A e le 10 migliori squadre di Premier League. Quindi toglieremo tutte quelle squadre che in Serie A e in Premier League sono un pelino inferiori e andremo a creare l'unione di questi due campionati. Come si fa, raga? Semplicemente andate su Serie A o su Premier League, come volete. Ordinate per valutazione, dopodiché contate 10 squadre, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dall'Udinese in poi dovete fare le sostituzioni, quindi togliete l'Udinese e andate a mettere la squadra più forte di tutta la Premier League. Ora io me ne sono già segnate, la squadra più forte di tutta la Premier League è il Manchester City, quindi andiamo a inserire il Manchester City. E poi faccio la stessa cosa con tutte le altre squadre, quindi per esempio al posto del Monza andremo a mettere il Liverpool e via dicendo. Ora le vado a impostare tutte io e poi vi faccio vedere le 20 squadre presenti nel campionato. Bene ragazzi, eccoci qua, ho unito Serie A Premier League, c'era stato qualche problema tecnico perché mi ero confuso con alcune squadre, per esempio il Monza era nei migliori 10 della Serie A e quindi l'ho rimesso. Ve le vado a ordinare per valutazione, raga, voglio vedere quali sono le più forti, anche se ho già paura di saperlo. Mamma mia, le più forti sono tutte inglesi: City, Liverpool, Chelsea, Arsenal, poi abbiamo l'Inter, la Juve, lo United, il Milan, il Tottenham, Roma, Newcastle, Napoli, Aston Villa, Lazio, Fiorentina, Atalanta, Wolves, Leicester, Monza e Sassuolo, raga. La squadra più scarsa ha 4 stelle, è un campionato di livello assoluto e io direi che possiamo anche iniziarlo e vedere un po' chi alza il cielo. La coppa di questa Premier Serie A, la chiameremo così, o Serie A League. Serie A League, un bel misto, mi piace. Ma non prima, ragazzi, che voi abbiate commentato qua sotto scrivendo secondo voi quale di queste squadre andrà a vincere questa super competizione tutta inventata. Dai, io direi non scriviamo Manchester City o Liverpool, che è troppo scontato. Abbiate un po' di inventiva. Chi indovina si becca il cuoricino. E dopodiché, raga, io vi metto il cuoricino, voi vi iscrivete al canale, che mancano 2000 iscritti ai 100.000. Un sogno che sta per diventare realtà. Iniziamo. Allora ragazzi, per la scelta della squadra, visto che dovremo vedere delle partite di alcune squadre, ho scelto la migliore d'Inghilterra, quindi il City, e prendiamo le migliori due della Serie A per quanto riguarda la valutazione, quindi Inter e Juventus. Io direi che possiamo immergerci. Let's go. Allora, ovviamente, raga, non vi faccio vedere tutte le partite delle squadre che abbiamo selezionato, se no il video dura 14 giorni, ma vi faccio vedere le più importanti e poi vi faccio un recap magari nei punti importanti della stagione, quindi alla 10ª giornata, a metà campionato, alla 30ª e poi magari le ultime ce le vediamo insieme. Però voglio vedere la classifica, quanto è bello vedere un campionato con queste squadre tutte insieme. Cioè io, raga, lo so, sarà bello vedere sia chi vince, sia chi va in Champions, chi andrebbe in Europa League, chi andrebbe in Conference, chi andrebbe in Serie B. Mamma mia, perché comunque andrebbero in B delle top squadre. È un assaggio, diciamo, del campionato d'Europa, quello che magari un giorno ci sarà. E raga, iniziamo. La prima ve la voglio far vedere, però, di tutte e tre le nostre squadre selezionate. Inter, Aston Villa. Ok, 2-2. Era subito un derby tra una squadra di Serie A e una di Premier League. Finisce in pareggio. Ecco, Juve Manchester City alla prima giornata. Mamma mia, due delle squadre che abbiamo selezionato. Ovviamente noi tifiamo per le italiane. 1-1. Un inizio, devo dire, onesto. Raga, ci vediamo alla 10ª giornata. O vi faccio qualche interruzione se c'è qualche super partita. Il fatto, raga, è che sono tutte super partite, perché Manchester City-Lazio è un match assurdo. Allora vediamoci anche Manchester City-Lazio. 3-0 per la Lazio. GG. E adesso c'è Inter-Liverpool. Ogni giornata praticamente almeno una delle nostre squadre ha una super partita. Bene, Inter-Liverpool, vediamo se continuano a vincere le italiane. No, 3-2. Momo Salah, Robertson e Luis Diaz. Non bastano i gol di Lukaku e Acerbi. Peccato. Non vedo l'ora di arrivare alla 10ª giornata per vedere la classifica, raga, davvero. Mi posso aspettare di tutto. Mamma mia, che sfida che c'è. Juve e Manchester United, con il Manchester United che tra l'altro è all'ultimo posto con 0 punti. Vediamo quanto fa. No, Weghorst, Martinez e Weghorst. Ecco i primi punti del Manchester United, purtroppo ai danni della Juve. E che fai, te ne privi di Manchester City-Napoli? E no che non te ne privi, dai Napoli! Rachmani, il City, le perde tutte, e a noi va benissimo così. Ragazzi, il Monza ha fermato il Manchester City, 0-0. Ok, questo super campionato è molto ambiguo. Intanto c'è il derby Milan-Inter, che io non ve lo farei vedere, però visto che stasera ci sarà Milan-Inter in Champions League, facciamoci un'idea del risultato. 1-1, ok, sarebbe contento l'Inter visto il 2-0 dell'andata, ma qua non c'entra niente. Questo è un Milan-Inter all'interno di una Serie A League o di una Premier Serie A.
quindi ci sta. Premier Serie A, ho deciso. Premier Serie A. Inter Manchester City alla giornata numero tipo 7. No, ecco, si è svegliato il City. Purtroppo contro l'Inter. Gundogan e Mahrez. Tra l'altro City-Inter potrebbe essere la finale di Champions, eh. Nel mentre la Juve vince 1-0 con il Napoli. Manuel Locatelli. Ok, adesso l'Inter incontra il Manchester United. Ho paura. Oh, 2-1. Bene. L'Inter raga vola. Secondo me è più avanti della Juve in classifica, eh? Vedremo. E Juve-Inter quanto finisce? Un tristissimo 1-1. Veramente triste, devo dire veramente triste. E arriviamo alla decima giornata con Juventus contro Chelsea. Un classico del calcio europeo. Purtroppo vince il Chelsea 1-0. Ha segnato Aubameyang. Ed è terminata la decima giornata per tutte le squadre. Andiamo un po' a vedere com'è la situazione di classifica, raga. Partendo dal fondo abbiamo delle posizioni alquanto strane. Manchester al 19° posto, Milan 16°, Juve 13°, ok. Monza all'8° posto, GG. Manchester City al 5°, Inter al 4°, Fiorentina, Napoli e Liverpool. Oh, regà, le italiane si stanno difendendo molto, molto, molto bene. Vediamo anche la classifica marcatori, come sta andando. Muriel primo, con 8 gol davanti a Salah, Lukaku, Felipe Anderson e Luis Diaz. Bene, regà, andiamo verso la 20esima giornata. Anche qua vi faccio vedere solamente le partite più importanti, tipo Juve-Arsenal. Juve-Arsenal è molto importante, anche perché la Juve non sta andando bene. Quindi deve vincere 2-1, Vlahovic, Kostic. Inter-Napoli, ho sbagliato tasto. No. Vabbè, facciamo così. Facciamo vai al risultato, si può fare in qualche modo. Vabbè, volevo dire Inter-Napoli alla 12esima giornata e ho sbagliato, vabbè. Vai al risultato, vediamo un po' chi vince. 3-2-1, 2-2. Oh, però l'Inter e il Napoli sono avanti in classifica, quindi va bene un pareggio. Non si rubano punti. Forse se ne rubano due a vicenda, vabbè. E alla 14esima giornata, questa volta non mi sbaglio, c'è City contro Liverpool. Le due squadre che erano più forti per valutazione all'inizio di questa Serie A Premier League, anzi di questa Premier Serie A, però non si trovano bene in classifica, soprattutto il City. Vediamo, 3-1. Oh, tutte quelle che vi faccio vedere le City le vince, però fidatevi che le altre non porta quasi mai a casa i tre punti. Ecco, tipo questa con la Roma, ve la farò vedere sperando che però vinca la Roma. 3-2-1, niente, vedete, tutte quelle che vi faccio vedere il City le vince, male male. Occhio al City per la seconda parte di questa stagione. E ora abbiamo un interessante Manchester City-Milan. Tra l'altro non so perché non c'è Leao nel Milan, sarà infortunato. C'è Pobega a centrocampo, va bene. 3-2-1. Tutte le vince, quelle che vi faccio vedere, tutte. Ma era tipo penultimo in classifica al recap della decima. Mo sarà al quarto posto, non lo so. Vabbè, vediamoci Juve-Atalanta, dai. Una partita tra due squadre della Serie A. 2-1 per l'Atalanta. Boga e Duvan. Che fai, te ne privi di Inter-Arsenal? Eh no, che non te ne privi di Inter-Arsenal. E allora 2-2. So and so, così così. E ora raga c'è una partita che non ha alcun senso, perché si affrontano la prima della classe, il Liverpool, contro la Juve che è in netta ripresa. Vediamo un po'. 1-1. Di Maria espulso, Di Maria fa gol, Di Maria viene ammonito, ha fatto tutto l'argentino. Va bene così, un punto contro la capolista. Ragazzi, di base questa partita non me l'avrei fatta vedere, perché City-Fiorentina, bah. Però raga, vi dico solo che una delle due è al secondo posto e l'altra al terzo. Quindi GG Fiorentina, 1-1, GG Fiorentina, GG, era pure andata in vantaggio, peccato. E ora c'è il derby di Manchester, mamma mia. Forza United, 2-2, bene, doppio pareggio di fila per il City, ci piace, anche perché stavano andando troppo bene. E arriviamo alla 20esima giornata con la vittoria 1-0 della Juventus contro il Milan. Anzi, arriviamo a metà campionato, alla 19esima, quindi facciamo un po' il punto della situazione al termine del girone di andata. E questa qua, ragazzi, è la classifica. Sassuolo, Wolverhampton, Roma e Milan, ok. Arsenal, Monza che è calato, Leicester, Aston Villa, Atalanta che è calata, Manchester, Inter che purtroppo è calato, però è salita la Juve perché non c'è ancora. Lazio, Chelsea, Newcastle, Tottenham, Juventus, Fiorentina, Napoli, City e Liverpool. Purtroppo le prime due sono le due più forti dell'Inghilterra, però occhio alle italiane che stanno arrivando, stanno inseguendo la capolista, il Liverpool. Interessante anche la lotta alle coppe europee, perché c'è tanta Italia. Per ora retrocesse sarebbero Sassuolo, Wolverhampton e Roma, incredibilmente. Mamma mia, che bello questo campionato. Raga, ora io direi facciamo una cosa. Mi simulo io tutte le partite fino alla 30esima giornata senza farvi vedere nulla, e voi in un batter d'occhio vi teletrasporterete alla 30esima giornata. Quindi ragazzi, 3, 2, 1, 30esima giornata. Ed eccoci qua ragazzi, come promesso, 30esima giornata. La situazione purtroppo è peggio di prima, perché davanti c'è il Liverpool, insegue il City, poi Tottenham. Il Napoli è la prima delle nostre italiane, al quarto posto, se la gioca ancora per il secondo posto, almeno con il City. Il primo posto sembra ormai irraggiungibile.
Poi abbiamo Juve, Inter, Fiorentina, Manchester, Chelsea, Milan, Arsenal. Vediamo chi c'è in fondo. Sassuolo, Roma e Leicester. Sassuolo e Roma sempre in fondo. Ma ragazzi, mancano 8 partite alla fine e quindi adesso facciamo una tirata unica. Queste, almeno delle nostre italiane, ce le vediamo tutte quante. Ma prima volevo vedere un po' la classifica marcatori. Chi la guida? Oh, Kvaratskhelia. Almeno qua stiamo vincendo. In classifica marcatori è avanti la Serie A con Kvaratskhelia con 22 gol. Classifica assist, purtroppo Sterling, ma è ancora lunga. Il nostro Dybala è a meno 2 da Sterling. Si può fare, si può fare. Regà, ultime 8 partite. Incrociamo le dita e speriamo nel miracolo. Si parte con Juve e Manchester United. 3, 2, 1, 3, 2, vamo, vamo, vamo. Doppietta di Vlahovic. Ecco raga, del City vi faccio vedere queste ultime partite solo se gioca contro un'italiana. Se no ve le taglio, cioè ve le simulo io e skippiamo direttamente a quella della Juve, a quella dell'Inter successiva. Mamma mia, Liverpool-Inter. Il Liverpool al primo posto. L'Inter per dare un senso a questo finale di campionato. 2-1, Brozovic, Çalhanoğlu, me lo sentivo. Me lo sentivo. Amala, amala. Ora tocca di nuovo all'Inter che va contro il Sassuolo, ultimo in classifica. Ti prego, Inter. 1-0, Lukaku, Big Rom. Ecco, io vi ho detto, raga, che vi facevo vedere solo il City contro l'italiane, ma City-Liverpool, seconda contro prima. Per una volta ti farò City. 2-2, si rubano punti a vicenda. Mi piace, mi piace. Dai, italiane, almeno per il secondo posto, crediamoci. Juventus contro Wolverhampton. Dovrebbe essere una partita facile. Ma dai, ma dai, ma dai. Tra l'altro poi alla fine, raga, sarà interessante vedere nelle prime 10 posizioni se ci saranno più italiane o più squadre inglesi per vedere quale campionato avrà vinto. Perché ok, che vince la prima, però questa è anche una sfida tra campionati, quindi la squadra che ne avrà una in più nelle prime 10 avrà vinto. Cioè, volevo dire, il campionato che avrà più squadre nelle prime 10 posizioni. Vediamo un po', Atalanta contro City, 1-1, bene, 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 bene. E ora abbiamo Juventus-Leicester, facile, 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 ok, ok, Vlahovic, Danilo, mi stavo pentendo di aver detto facile perché prima è finita male, ma stavolta scende in cattedra Vlahovic. Inter-Monza, io devo sperare che Juve-Inter le vincano tutte qua. 2-1, Çalhanoğlu, Lukaku, soprattutto contro le squadre in basso alla classifica, perché la Juve e l'Inter possono ancora sognare, le altre un po' meno. Mamma mia, Juventus-Milan, ora più che mai, fino alla fine, forza Juventus. 3-2-1, 2-0, ancora Vlahovic raga, ancora Vlahovic. E ora il Wolverhampton lo affronta l'Inter. La Juve ci ha perso malamente 2-0, vediamo l'Inter che fa. 0-0, ha pure sbagliato un rigore il Wolver. Mamma mia, che squadra. Juventus-Atalanta, ma dove sono finite le partite tra italiani e inglesi? Non lo so. 3-0, Kostic, Vlahovic e Di Maria. La Juve sono un po' di partite che incontra solo squadre di Serie A. Vabbè, l'importante è che vinca. Mamma mia, Milan-Manchester City. Questa ve la faccio vedere come, raga. 3-2-1, 0-0, tristissimo, veramente triste. E ora, quando mancano 3 giornate alla fine, l'Inter affronta l'Arsenal. L'Inter sta andando bene. Sta andando bene, vince ancora, ancora Lukaku. Ma quanto sta facendo bene Lukaku. Lui e Vlahovic in questa ultima parte di campionato assurdi, in questa ultima parte di questa Premier Serie A. E ora l'Inter affronta il Chelsea. Se vince ancora io ci credo. Alla zona Champions. Chilwell, 1-0. La Juve però continua a vincere. 2-0 con la Aston Villa. Ancora in gol Danilo. Secondo me ha fatto tipo 5-6 gol in campionato Danilo. Mamma mia, Manchester City Roma, che brutta cosa. Anche perché la Roma è 19esima in classifica. 1-1. Oh, è un punto importante comunque per la salvezza. È un punto molto importante. Ora l'Inter affronta il Leicester che è ultima in classifica. Dai, ti prego, ti prego. 3-1, fa anche un favore alla Roma. Segna ancora Lukaku. E ora 2 giornate dalla fine è la Juve che affronta la Roma. Non so chi ti fare, ve lo giuro. 2-2, mi va bene, mi va bene. Così la Juve continua a sognare e la Roma prende un punticino per la salvezza. E siamo giunti all'ultima giornata, ragazzi. Manca una sola partita a tutte le squadre, ma soprattutto ne manca una alle squadre che abbiamo selezionato. Quindi partiamo con City contro Sassuolo e poi andiamo a vedere la classifica. No, che peccato. Mahrez, Haaland e Grealish. Il City chiude vincendo. Mamma mia, la Juve all'ultima giornata incontra il Liverpool con Fagioli espulso. Serve un miracolo. Serve un miracolo. Mamma mia, mamma mia. 1-0 Liverpool. 1-0 Liverpool. E allora chiudiamo il campionato con l'Inter che affronta il Newcastle, che è attualmente al terzo posto. Vediamo se segna ancora Lukaku. 2-1, Çalhanoğlu e Lukaku, Lukaku. E quindi ragazzi è il momento di vedere com'è finita questa Premier Serie A. Ma prima vediamo la classifica marcatori. Oh, regà, non ha vinto Kvaratskhelia, ma Salah e Vlahovic hanno lo stesso numero di gol e lo stesso numero di partite. Quindi io il premio lo do a Vlahovic, che è il capocannoniere di questa competizione. Mentre in chiave assist, purtroppo non ha vinto Dybala. Oh, Dybala 9 assist come Kane e Sterling. Però Sterling ha fatto 8 partite in meno. Eh no, raga, qua l'ha vinto Sterling allora, mamma mia. Ha fatto 9 assist in 30 partite. GG a Sterling. Ma andiamo a vedere la classifica finale. Partiamo dal fondo. Leicester, Aston Villa e Roma purtroppo retrocesse. Non ce la fa salvarsi la squadra di Dybala. Atalanta, Wolverhampton, Sassuolo, Monza, Fiorentina, Arsenal, Lazio, Milan,
Chelsea, Manchester United, Napoli al settimo posto, Inter che si prende la Conference League, Juventus a pari punti con l'Inter ma va in Europa League, e in Champions abbiamo il City a più uno su Juve-Inter, il Newcastle a 66 punti, il Tottenham e il Liverpool. Mamma mia, le prime quattro full Premier League, mamma mia, ci deve far molto pensare, raga, il risultato di questo video. Vediamo nelle prime 10 se ci sono più italiane o più inglesi. Allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6 inglesi e purtroppo solamente 4 italiane, Inter, Napoli, Juve, Milan. E quindi la Premier League vince sia per il posizionamento in classifica del Liverpool che per la maggioranza di squadre nei primi 10 posti in classifica. Raga, ve l'ho detto, ci deve far pensare molto questo video. Detto ciò, ragazzi, con in sottofondo la classifica finale di questa assurda competizione che abbiamo creato, la Premier Serie A. Io vi ringrazio per aver visto questo video. Se ancora non l'avete fatto, un mi piace e un'iscrizione qua sotto. Davvero è tutto e noi ci vediamo domani con un prossimo video. Bella!